internazionale Vexillum Giuseppe Sacca 2023. Il premio musica va ad Alberto Cartuccia Cingolani, che ha 6 anni, giusto? Benvenuto! È la prima volta che vieni a Roma? No, non è la prima. Quale? Diciamo che non le ho contate. Va bene, non fa niente. 5, diciamo. Dimmi una cosa, da quanti anni tu stai suonando il pianoforte? Da 3 anni. Come hai cominciato? Ho cominciato che ho suonato delle canzoncine con una piccola tastierina che mi ha insegnato mamma e dopo ho imparato fino adesso. E dimmi una cosa, da lì in poi sei diventato un grande pianista, vero? Sì, infatti è vero questo. E allora, come mai questo è vero? Cioè, fai concerti? Sì, ho suonato 2 volte con l'orchestra. Ah, bene! Quando non suoni il pianoforte, cosa stai facendo? Frequenti la scuola, vero? Sì, faccio la prima elementare. La prima elementare? Le materie sono difficili? All'inizio non molto, ma dopo vanno sempre più avanti e sempre più difficili. Ok, allora siamo qui nell'Università Pontificia Urbaniana, in Vaticano, e tu ricevi un premio molto importante. Come ti senti? Molto bene, mi sento bene, infatti. Cosa dirai ai tuoi amici quando torni a Macerata? Ho vinto un altro premio. Bravo! Allora, aspettiamo il tuo premio, complimenti, e ci vediamo lì alla cerimonia, va bene? Va bene. Va bene. Ciao. Vieni qua e ti do un bacio. Siamo qui con Alberto e c'è la mamma di Alberto, Alessia, che ci parlerà un po' di Alberto. Come mai avete intuito che ha questo, diciamo, talento? Più che un'intuizione, la nostra era un'idea, una, come dire, una possibilità da dispensare a figlio o figlia che sarebbe nato. È nato lui e quindi è toccato a lui. Poi ci siamo resi conto, strada facendo, che il bambino era molto portato per lo strumento e quindi ha ottenuto poi i risultati che effettivamente ha raggiunto finora. Ma studia molto, Alberto? È uno studio quotidiano, questo sì, è uno studio calibrato sulle possibilità di un bambino, quindi con tante pause, però certamente sì, è uno studio costante. Lui lo fa con piacere, a volte certamente s'annoia, bisogna un pochettino invitarlo calorosamente, a volte fa una pausa, fa un break, e finora è stato così. Com'è come bambino? È un bambino sostanzialmente calmo ed equilibrato, vivace sotto alcuni punti di vista, un po' testardo, perché qualcuno mi dice che ha preso da me. È un artista, è normale. Non lo so. Allora, come si sente oggi che si premia Alberto? Io personalmente? Certamente contenta e gratificata come può esserlo una madre. Allora, complimenti, ci vediamo alla cerimonia. Grazie, a più tardi. Musica, vediamo il video. Io adoro la musica!
Signori, soltanto 6 anni, Alberto Cartuccia Cingolani. A premiarlo è il presidente Roberto Tulli. 6 years old. Just only 6 years old. Incredible. Per chi per la prima volta viene ospite al nostro premio, si accorgerà che questo è il paese delle meraviglie, perché assisterete a dei momenti di incredibile meraviglia. Ciao! Ciao! Come stai? Bene. Da questa parte. Alberto, Alberto, ti leggo la motivazione, perché stai per ricevere questo premio e c'è una motivazione. Pianista, suona dall'età di 2 anni e mezzo e segue alla perfezione musiche di Mozart, Rachmaninoff, Beethoven e altri compositori. Ha già vinto 6 anni. Ha già vinto 38 concorsi e premi. I grandi pianisti che l'hanno ascoltato sono concordi. I pianisti di tutto il mondo, come lui, non c'è nessuno. Alberto Cartuccia Cingolani. Ti chiedo solo una cosa, Alberto. Tu da grande che cosa farai? Alberto Cartuccia Cingolani. Grazie. Allora, siccome so che tra voi ci sono alcuni scettici che non credono alle abilità di Alberto, Alberto più tardi si esibirà dal vivo qui al premio Vexillum. Se non è questo un genio, Alberto Cartuccia Cingolani. Applausi.